Chi siete, bella manina, che non vi vedo? Sono donna de core. È buona de core e buona di tutto. Che ci avete da fare domani sera? Buona fortuna. Era marito. Che bel rospetto de paciocca. Fermate. Vieni un po' qua. L'hai guardata, eh? No, così. Abbottate. Sì, l'allero. Ho detto abbottate, gonfia le canasse. Andiamo. Su. Fermo a casa, è zitto. Ringrazio Dio che non mi posso muovere. Perché se no? Perché se no per degarci gli davo morire a quel purino villano. Era. A ruba strammazza che lecca un fuoco rimediato. Altro che questo mi farebbe fare. Sì. Ma tu l'hai mai vista una donna così? E ma chi è? È una certa Rosetta. Fa la modella dallo scultore Don Valze. Ma guarda che presto a quella ci ha perso la testa a mezza Roma. E sono rimasti tutti a bocca asciutta. Ah sì? E allora quando è così la cosa mi interessa. Ragazzi, sì. Se non riesco a combinare niente con Rosetta, vado con i piedi nel sacco fino alla chiesa di San Pasquale. E Ita? Vabbè, ma c'è un termine. Te sta bene insino alla sera dei lanternoni? E Ita? Au, sia chiaro che si vinco non voglio niente, perché a me me basta la soddisfazione di farvi schiattare quando che vi racconterò tutti i particolari. Ma non lo sai che un vero gentiluomo gode e tace? Cacocco mio, ma lo sai dici che gusto c'è a far con una ragazza se non lo puoi far sapere a tutto l'SPQR? Dico, non avete sentito suonare la sperduta? È un'ora di notte, ragazzi, che aspettate ad andare bene a casa? Buonanotte, Mastro Titta! Buonanotte. Ah, papà! Come è andata col liberale Giacobino? Gli avete tagliato la testa? Zacchiate! Sa! A sentire a te pare che sono stato in campagna a tagliare la cicoria io. Ma guarda che figlio che mi doveva venire, porta sta roba a casa. Buonasera, Sorboglia. Carissimo, è giovanotto. Ma io dico possibile che all'età tua non ci devi avere ancora la testa sulle spalle tu. E già, a voi quelli che non c'hanno la testa sulle spalle non vi danno soddisfazione. Gna potete staccà. Ah, te vado a scherzare. Che ne diresti da farsi a bardericiate assieme? E che mi raccontate? Oh, io niente, mi basta da darti una strettarella. Aio! A coso, beh, bisogna vai a tempo. Ancora devo stringere, già te la metti. No, io volevo dire, Aio! Mi stavo per dimenticare. Ah, Mastrati, è tornata vostra moglie. Ma che mi dici? Guarda, la vostra moglie sta nell'osteria vostra. Ecco, per mio figlio non mi ha detto niente. Ma quello non avrà riconosciuta dopo tanti anni. Beh, c'ho a sapere una cosa. C'è la miseria, sembra una cosa. Mo dicevo ancora che oggi la trovavo qui, lo sai? Scusami. Allora che? Andà stai, cugina? Lucrezia? A me come ci ha creduto, oh. Dopo vent'anni ancora aspetta, Lucrezia! Bello scherzo del cavolo! Beh, mi stava a strigli. Anzi, Ascario, dammi un po' rallentato. Oh. Sì, addio, Cori. Oh, tu aspettaci qua, eh. Stasera non me va, demovimi. E questa è Rosetta che litiga col marito? Tutt'acqua per l'orto mio. Fiore d'aceto, chissà com'è contento quel marito che crede di sta Roma e sta Corneto. Fiore d'aceto. Ah, oh, ma con chi c'è là? Io? E che ce l'hai dalla coda di paglia? Fior de limone che lo questo te lo manna mia moglie.
come siete permaloso che non si può più scherzare. No, tu ce lo sai quanto mi c'è brucia perfino a nominarla dal giorno che mi ha piantato. Grazie, voi vi siete messi a fare boia. Amore, cominciamo questa storia solita. Ma quando devo mettere dentro al cervello che quella carboglia è una missione? Perché ammazzare un uomo nel nome della giustizia non è come a scanna uno dentro un'osteria quando si sta bevuti, è una cosa diversa. Che tu ammazzi un uomo che non ti ha fatto niente, quindi lo fai senza odio, senza rancore. Anzi con una certa educazione, un certo garbo. Permette? Prego, Zacca, che sa chi è adesso. Non so se capisci il concetto, vero? Ma almeno dico... Ci sbaglioccate bene? Ecco la domanda volgare, sbaglioccate... Mi pagano, però capite... E sarebbe a te? Scemo io che mi metto a parlare straniero, un ignorante come te. Però capite, lingua latina. O greca, non mi ricordo. Ma te la traduco. Però capite, tanto a capoccia. Capisci adesso? Ma che ce fa un uomo con i quadrini quando non c'ha una moglie che glieli spenne? Io dal giorno che mia moglie mi lasciò solo col pupo. Ma quale pupo? Quello con Nasoni? Beh, a quell'epoca era pupo. Oh. Bruttarello forte pure allora, intendiamoci. Ma è colpa sua, è nato di profilo. Profilo. Poi pure sono nato. Ma c'ha la mania del zacchere. Può far boia pure lui, hai capito? Si è fatto una ghigliottinetta per tagliare le cucuzze e le carote. Mazza, ingegnoso il pupo. Sì, ma non voglio che venga su con sta vocazione, sennò poi un giorno si ritrova come il padre, solo e senza la donna dentro casa, e sapessi quanto è triste, Rugantino. Sta dentro casa, guardarsi intorno senza vedere una donna. Mentre invece... È bella avere una donna dentro casa, una rondine indifesa che hai preso sotto al tetto. Magari fa la cresta sulla spesa, ma poi te dà un bacetto. E il bacio coniugale è come un'anticamera amorosa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bella avere una donna che sparecchi, ma lascia il bocaletto accanto a due bicchieri per farsi assieme l'ultimo goccetto che scaccia i pensieri. Perché si bevi solo è come si bevessi acqua cedusa. Una donna dentro casa è un'altra cosa. È bella avere una donna dentro al letto, che quando che si muove ti dà un calore umano. E se per caso poi una notte piove, la svegli piano piano per dire: sta piovendo. Che vogliamo fare? E lei si rinnicchia freddolosa? Era ora che piovesse. Una donna dentro casa è un'altra cosa. Vedi che si è dormito come una creatura. Che in fondo poi è più bassallo che cattivo. C'è nessuno al mondo, povero piaccio.
Che Dio te benedica, figlio. La finite con sta lagna? No, che parabonzi, senza parabonzi, la finite con sta lagna perché io non mi metto a cantare con Boiardi, capito? Perciò senza parabonzi e senza niente perché io ho da fare un sacco di cose. Altro che parabonzi. Certi sogni per la cosa. Mi dispiace che ve ne andate. Perché siete una pallocca da sogno. Sentila, sentila come sei in zima, lucivettone, eh? Ve ne approfittate perché siete un bell'ommo. Beh, bello no. Sì, sì, un bell'ommo. Magari diciamo un tipo di sparviero a coppe, ma bello no. Perché sentiamo un po', che ve manca? A me mi manca niente, io c'ho tutto. Anzi, c'ho pure un po' d'abbondanza. Beh, e che vuol dire? Guardate per me allora. Lo sapete che mi dicevano le amiche? Hai sei fatta monaca, che con quel di dietro che ti ritrovi ti fanno subito madre badessa. Ma che mi siete impietrito? Lo so, sanno io non mi riesco a capire che razza di collegio se ne sta. Voi io non lo so. Ecco. Ma voi siete proprio romana, romana, romana? Sì, che non si sente? Non si sente, no, sente tutta la cicorietta di campagna. Troppi qui, troppi qua, troppi... Ma che non ci soffro pure io? Oi. Magari mi aiutaste voi a levarmeli. Sono stati certi parenti miei di Pediluco che mi hanno insegnato a parlare così, quando papà e mamma se ne annettono, capito? Ma che, vi sentite male? No, quell'annettero mi ha preso proprio sulla bocca dello stomaco. E perché? In lingua pura non si dice annettero. E come si dice? Agnetero. È il passato remoto del verbo andare, scusate però. No, anzi, Io agneti, tu agnato, insomma, colui agneti, noi annaccio o annacco, loro sì. Agnetero tutt'al più a nonno. Giusto, giusto. Non diciamo dove, vero? Certo che una donna sta vicino a uno come voi c'ha sempre morto da imbarà, eh? Fulgenzio, state qui, ne? No, mi ne sono smesso. Non ho bis, peccatoris, amen. Grazie. Chiedo scusa per il disturbo, ma io sono venuto per farvi una domanda. Dimmi. Un uomo nella mia condizione a innamorarsi di una zitella, diciamo così, insomma, eh? È peccato? Dipende! Che niente niente quella che ti sei portato a Frascati? Sì, sì. Ma come ce lo sapete, scusate la curiosità? All'occhio materno della Chiesa non gli scappa niente. Che ci hai fatto? Oh, che c'è? Abbiamo bevuto un quintino in due, poi siamo tornati a Roma prima che facesse notte, per carità. E mo l'hai compromessa? Compromessa. Mo te la devi una volta a casa. Ma magari, a me mi parerebbe vero, soltanto che io purtroppo risulto sempre ammogliato, quindi sarebbe concubinaggio, peccato mortale. Senti un po'. Sì. Ma chi è il prete di noi altri due? A voi. E allora quando è peccato lo stabilisco io. Sì, no, siccome ieri alla chiesa di Santo Bartolomeo il frate ha fatto tutta una filippia contro il concubinaggio. A San Bartolomeo? Sì. Ma tu te servi qui o te servi a San Bartolomeo? No, ma io manco ci passo davanti alla chiesa, figuratevi.
Ma ha detto uno di qua parrocchia lì che poi mi è pure attivato. Io sapete c'ho cliente fisso qua. Per carità, non... vabbè, allora ordine me la porto a casa e faccio come dite voi. Bravo. E il fratello? Ah, sapete pure che c'è un fratello? All'occhio materno della chiesa non gli scappa niente. Ma st'occhio materno, quando gli ha dato una guardatina al fratello che non combina niente tutto il giorno? E tu trovi una sistemazione? Beh, io veramente, dato che ho qualche entratura al vicariato, avevo pensato di sistemarlo un po'. E che cosa? Portarello fisso, insomma. Buono. Di che si tratta, chi? Sarà farlo carcerare. Ma la questione che mi fa pure pena, a me quello che mi interessa è la sorella, di lui non... E qui ti sbagli? Come mi sbagli? Sì, è del fratello che ti deve interessare. La sorella viene presto. Tu dagli da mangiare. La sorella? Al fratello. Dagli pure qualche sordo se te lo chiede. Al fratello? Stiamo sempre a parlare del fratello. Io dovrei da magnà e i giorni al fratello. Ma voi dite che è utile questa cosa? Tu non sai sì quanto. Anche perché la sorella non è contenta che tu continui a fare un pane capocce. Beh, effettivamente, altro che non è contenta, quella ci sa ancora proprio, povera figlia. Ma vedete, se non fosse per il premio pontificio, io lascerebbe perdere pure subito, siccome io già ho tagliato 299 capocce. Saluti. E alla trecentesima mi scatta il premio pontificio, che è il premio che dà il Papa a chi ha fatto il dovere suo da buon cristiano. Allora io a questo proposito avevo pensato, siccome c'ho un amico della Sacra Rota, insomma, che mi è venuta un'idea, ma non la sa nessuno, ve lo dico a voi in via proprio di confessione. Va bene? Ecco, sì. E mi faccio il premio, me lo faccio valere sulla cancellazione del matrimonio. Così mi porto sta ragazza a casa, ma la sposo e buonanotte. Ma allora che stai a pensare? Taglia, taglia, che aspetti? Aspetta la capoccia, vado per una. Dico. Bene. Tu intanto prepara il corredo. Sì, 12 di tutto. 12 di tutto. 12 para di lenzuola. 12 para di federe. 12 para di tovaglie. Salviette. 12 para di garzoni. Ah, perché sta ragazza porta pure i calzoni? Quelli li porta il fratello. Che ci stai a pensare? No, no, sto a pensare se non mi conviene addirittura sposarmi il fratello. Non sei bo- Vabbè, io comunque dovrete a voi, anzi vado via contento, se mi dite che si può fare così, anzi se mi date la bacchettata dell'indulgenza, mi fate ancora più felici. Con vero piacere. Ecco. Anzi, sai che ti dico? No. Già che ci sto, oggi te la voglio da plenaria. Grazie, Don Fulgenzio. Niente di me. Sì. Però Giacomo, volete sapere, a San Bartolomeo le danno più leggere.